Abbiamo visto come la questione della tecnica, dell'analisi, sia uno dei temi più controversi che noi troviamo nella cultura psicoanalitica. I motivi di questa controversia sono abbastanza comprensibili, tenendo conto che la dottrina psicoanalitica ha trovato diverse modalità di evoluzione delle sue tematiche fondamentali a seconda delle predisposizioni, a seconda delle preferenze o degli orientamenti dottrinari dei diversi esponenti che hanno dato luogo poi alla formazione di vere e proprie scuole. In linea di massima, seguendo quella che è la struttura della dottrina psicoanalitica, noi ci possiamo orientare secondo quella che è considerata la metapsicologia freudiana. Sappiamo che nella metapsicologia freudiana le entità principali, fondamentali, sono rappresentate dall'io e dall'es. Quindi originariamente si riteneva che fosse necessario soltanto riportare i contenuti inconsci che erano stati dimenticati dai meccanismi della rimozione, che erano conseguenti ai traumi psichici, che erano conseguenti alle esigenze difensive, e che fosse necessario riportare semplicemente i temi inconsci a livello del conscio. E si è visto che successivamente che per poter arrivare non solo ad una rievocazione di queste tematiche che facevano capo alle situazioni conflittuali fondamentali, ai traumi che l'individuo aveva dovuto sopportare nel corso della sua storia. Questa rievocazione non era sufficiente perché poteva avvenire anche in momenti particolari crisi emotiva, dando luogo ai fenomeni della cosiddetta abreazione, che potevano avvenire anche in uno stato di coscienza obnubilata, ma che comunque la semplice rievocazione o in maniera traumatica o in maniera asettica, come se venissero riprodotte le scene primarie, le scene traumatiche, originarie, in maniera distaccata, senza partecipazione emotiva, non erano sufficienti per poter avere un effetto terapeutico. Perché potesse avvenire un effetto terapeutico era necessario che non solo i fattori traumatici venissero rievocati, ma venissero vissuti e venissero rielaborati dal paziente. Quindi attraverso la rielaborazione, attraverso l'assimilazione delle problematiche che venivano ad essere messe in evidenza nel corso dell'analisi, era possibile ottenere un vero progresso terapeutico. E per cui da un lato veniva messa in evidenza l'importanza dei fattori emotivi collegati con le situazioni conflittuali traumatiche della storia personale, e dall'altro lato veniva messa in evidenza l'importanza della consapevolezza, della coscienza e ristrutturazione di queste esperienze in funzione di quella che era la situazione attuale del paziente. Nella situazione attuale il paziente aveva creato una sua struttura di personalità, una sua struttura caratteriale, e questa struttura caratteriale aveva acquistato la sua autonomia rispetto ai fatti e vicende che erano accadute in un'epoca ormai remota. E quindi da un lato si doveva tener conto della strutturazione che aveva avuto la personalità,
delle caratteristiche quindi anche razionali o pseudo-razionali che erano nate in funzione anche delle necessità difensive della persona. Dall'altro lato doveva essere presa in considerazione la necessità di riportare le esperienze emotive, gli stati d'animo che erano stati bloccati, che erano stati rimossi a livello della personalità attuale. Nella metapsicologia freudiana sappiamo che questa distinzione corrisponde a quella tra l'io e l'essere, quindi si doveva arrivare ad una integrazione, anzi ad una reintegrazione di questi due fattori. Da un lato l'io doveva essere portato a assumere nella sua giurisdizione tutti questi fattori, quegli elementi, quei contenuti che erano stati rimossi, quindi erano stati portati fuori dall'area della coscienza, e quindi occorreva lavorare sulle difese, sulle resistenze che l'io, che si era strutturata secondo certe modalità pratiche, contingenti, necessarie però per la personalità attuale, doveva prendere atto di una parte della sua personalità, una parte delle sue esperienze che non erano state reintegrate sotto la sua giurisdizione. Quindi noi sappiamo che da questo punto di vista vale quella che è stata la famosa famoso aforismo di Freud, perché si abbia un processo analitico che abbia un effettivo valore dal punto di vista terapeutico, occorre che l'io si impadronisca di aree sempre più ampie dell'essere, cioè i confini dell'essere devono essere sempre spostati a favore del principio dell'io. Questo io però deve a sua volta essere modificato, perché ha assunto nel corso dello sviluppo della persona delle distorsioni, delle pseudo-reazionalizzazioni, delle pseudo-metodologie di compensazione o di controllo delle sue emozioni, dei suoi stati affettivi, che hanno portato spesso ad una adulterazione di quelle che erano le sue reali caratteristiche e di quelle che dovevano essere le più naturali sviluppi. Quindi il processo di reintegrazione dell'essere nell'io deve avvenire in funzione di quelle che sono non solo le esigenze dell'io, ma anche le esigenze delle emozioni e dei sentimenti nella loro più genuina espressione. Quindi il lavoro dell'analisi è un lavoro assai difficile, perché deve tener conto di questi due fattori: da un lato l'io, le sue strutture, i suoi sistemi di difesa e i suoi automatismi di difesa, la struttura caratteriale, e dall'altro lato le emozioni che più o meno nel corso della storia personale sono state sacrificate, sono state deformate e si è arrivati a diverse forme o di sostituzione o di isolamento o di intellettualizzazione di queste emozioni, per cui l'individuo ha assunto un atteggiamento, un comportamento che ha delle caratteristiche non spontanee, ha delle caratteristiche automatiche, ha delle caratteristiche più o meno artificiose che costituiscono quello che è la struttura visibile del suo comportamento e nel suo più o meno forzoso adattamento alle richieste della realtà esterna. E di qui nasce appunto anche la divergenza per quanto riguarda le modalità di intervento e quindi le modalità tecniche che l'individuo, che l'analista deve usare per poter da un lato arrivare ad una arrivare a rendere possibile da parte dell'io l'accettazione delle emozioni, dei sentimenti, dei ricordi, delle esperienze che sono state vissute, sono state rimosse in ragione della conflittualità, delle situazioni conflittuali in cui si è trovato il paziente, e dall'altra parte è la necessità per
le emozioni, di svilupparsi, di esteriorizzarsi e di trovare una via per esprimersi al di là di quelli che possono essere stati gli artifici e le condizioni di automatizzazione che sono state adottate dall'io. Il problema è sempre quello, comunque, di arrivare ad una più ampia integrazione della personalità, e questa integrazione la si può vedere più dalla parte dell'es o più dalla parte dell'io, ma comunque l'esigenza del soggetto come personalità totale è sempre quella di arrivare, come dal nostro punto di vista, ad un rapporto, ad una relazione, ad un'integrazione dialettica, da un lato delle modalità di adattamento all'ambiente esterno, alle diverse istanze che presentano le diverse emozioni che vengono suscitate dai conflitti con l'ambiente esterno. E dall'altro lato è necessario che il soggetto acquisti la maggiore autonomia possibile, la maggiore spontaneità possibile, e che possa trovare la via per realizzare se stesso. E questo è un processo storico dal quale poi nasce la personalità, che si auspica possa arrivare ad esprimere molto più è possibile liberamente i propri stati emotivi e possa realizzare se stessa nella pienezza delle sue determinazioni. E noi vedremo come gli autori, diversi autori che trattano l'argomento della tecnica, di volta in volta sono più portati a vedere la necessità dell'intervento più sul piano della psicologia dell'io, altre più sul piano della psicologia dell'ess. Nella concezione kleiniana si insiste sui sentimenti originari della rabbia, della distruttività, dell'invidia, che portano appunto a valorizzare di più le pulsioni distruttive, le pulsioni aggressive, ai quali si collegano i diversi sentimenti di colpa e quindi i sentimenti poi di conseguenza autodistruttivi. Nelle psicologie dell'io invece si ritiene che anche i fattori emotivi, i contenuti che sono stati rimossi e che quindi premono per esprimersi e per manifestarsi abbiano un'importanza secondaria rispetto alle modalità con cui questi fattori sono stati controllati e sono stati in qualche modo sviati, adulterati da parte dei meccanismi di difesa, e che quindi si debba dare comunque la precedenza ai sistemi di difesa e quindi alla cosiddetta psicoanalisi dell'io, che in definitiva è la parte, il terreno che è direttamente accessibile nel corso del dialogo psicoterapeutico, perché non è possibile affrontare direttamente i fattori pulsionali, in quanto i fattori pulsionali sono sempre in qualche modo manipolati, adulterati dai sistemi di difesa e dalle resistenze da parte dell'io. Quindi si dà da questo punto di vista la precedenza alle forme difensive e alle resistenze che l'io stesso oppone al processo analitico. Questa è nelle grandi linee il panorama del quale noi dobbiamo tener conto quando si parla di tecnica dell'analisi. La tecnica dell'analisi può essere principalmente rivolta alle forze rimosse, per così dire, o principalmente rivolta alle forze rimoventi, che sono appunto le difese dell'io.
la polemica che esiste sul piano della tecnica dipende dall'orientamento dottrinario delle diverse scuole. Sono le scuole che sono prevalentemente orientate sulla psicologia psicoanalitica dell'io e quelle che sono più orientate verso la psicologia psicoanalitica dell'essere. Comunque, abbiamo già avuto modo di trattare la tecnica della psicanalisi di Glaver, di Edward Glaver, che è un ortodosso della psicanalisi, ma molto aperto anche alla critica e a superare certi rigorismi che erano stati poi, si erano poi consolidati negli ambienti psicanalitici a lui contemporanei, e a favore di una maggiore libertà espressiva da parte dell'analista, pur sempre secondo quelle regole, lo spirito del trattamento. E soprattutto la sua opera si rivolge agli analisti esordienti, inesperti, cercando di dare indicazioni, soprattutto tenendo presente quella che è la loro situazione emotiva, che vive sempre un confronto sfavorevole con gli analisti nei loro didatti, quindi la loro tendenza anche piuttosto servile, passiva, a imitarne le espressioni, le posture, le caratteristiche, perché lì, come abbiamo avuto modo di osservare, nota come il mito dell'eroe alberga un po' in tutti gli inconsci, e quindi la figura del maestro può essere questo termine, questo modello di confronto, che ha una sua ragione storica anche nel modello genitoriale e verso cui l'analista esordiente può sentirsi sempre in difetto, e quindi maggiore capacità anche di seguire il caso proprio dal vivo e meno certi protocolli, per quanto gli resti sempre molto fedele alle regole della psicanalisi. Comunque abbiamo visto tutte queste particolari conflitti, situazioni emotive degli analisti ai loro esordi, e ora si passa alla seconda fase. Abbiamo visto anche quando viene stabilito un contratto analitico tra l'analista e il suo paziente, l'importanza delle regole che vanno ben definite fin dall'inizio, e quindi siamo alla fase di apertura, e dice a questo punto il paziente che si è messo in moto, ha già superato molte non irrilevanti problematiche, e la prima consultazione, il colloquio così come preambolo all'inizio vero e proprio del trattamento, e quindi anche se bisogna sempre tenere presente che quando ha suonato, come abbiamo già citato un'altra volta, per la prima volta il campanello, si sarà subito pentito della sua temerarietà, avendo la sensazione di essersi imbarcato in un viaggio pericoloso e pieno di insidie, e questo sentimento non lo abbandonerà mai in fondo anche proseguendo il trattamento. Comunque, se la sua motivazione è stata, la sua spinta emotiva è stata così forte da sorreggerlo fino a iniziare in modo vero e proprio il trattamento, avrà inizialmente un atteggiamento collaborativo e positivo. E che cosa gli dice? Che cosa ci ha dato finora questo paziente? E noi cosa dobbiamo fare? E dice Glaver: lui si è liberato intanto di tutto il suo materiale preconscio. Cioè ha fatto un resoconto abbastanza dettagliato e anche già sistematizzato della storia della sua vita, senza però delle significative omissioni per quanto riguarda riferimento alla sua storia sintomatica. Lui gli diceva come versato alcuni dei suoi ricordi più personali, anche a volte dolorosi, a volte anche vergognosi, anche ammesso con una certa riluttanza degli aspetti biasimevoli del suo carattere, della sua personalità.
In genere in questa stesura, in questo racconto autobiografico, si nota sempre che vi sono alcune figure che sono più in rilievo, una in particolare che ha condizionato in positivo e in negativo, come gratificazione, come frustrazione, il formarsi della personalità del paziente. Poi se sarà un paziente piuttosto portato all'intellettualizzazione e magari anche informato delle ultime teorie della psicoanalisi, darà anche un'impronta particolare, quasi si darà delle interpretazioni. E quindi cosa avremo? Avremo un gran materiale che però poi si rivelerà in gran parte non autentico, saranno le sue memorie di copertura. Ma tutto questo lavoro, gli dice, non sarà stato affatto inutile, perché avremmo potuto vedere già le modalità difensive di questo paziente. L'avremmo seguito in quel suo tacito conflitto tra ammettere e negare, esporre, relativare, dire e non dire, e soprattutto avremo sempre fatto caso al modo, al tono affettivo in cui dice le cose, perché questo sarà molto importante. Tutto questo, gli dice, avrà come un'azione di trascinamento indietro verso questo passato e in avanti verso una costituzione di un transfert positivo o negativo, che però è già iniziato fin dal primo momento del contatto. Quindi a questo punto gli dice, di solito mi è molto attento, anche avendo una lunga esperienza, a notare certe consuetudini. Di solito nella prima fase i discorsi dei pazienti sono d'ampio raggio, riguardano vari aspetti della loro vita, poi però nella via via si arriva a una seconda fase in cui prevalgono emergono delle idee di offesa ricevuta nella loro storia personale, come delle lesioni della loro personalità, mutilazioni, imperfezioni mentali che attribuiscono agli altri, a se stessi, e sono sentimenti accompagnati da disperazione, inutilità o anche aggressività. Abbiamo anche avuto modo di osservare spesso delle pause in certi momenti, o dei lapsus, o delle tendenze a non volere approfondire certi discorsi. Tutto questo ci avrà già dato l'idea di certe angosce sessuali, perché l'impianto psicanalitico è questo, quindi ci potrà aver dato dell'indicazione in quale fase dello sviluppo della libido vi è stata quella fissazione. Però, dice Glaver, è prematuro insistere subito su questo, perché potrebbe suscitare delle resistenze. Meglio, finché il flusso associativo continua liberamente, meglio lasciar parlare il paziente senza arrivare a interpretazioni, senza inchiodarlo a certe conclusioni, e sapendo che prima o poi tutto questo avverrà spontaneamente e senza forzature. Quindi è chiaro che il paziente all'inizio si starà difendendo, anche se mostrerà di essere collaborativo, però avrà molte angosce, e questo si noterà anche dietro le normali esposizioni degli avvenimenti quotidiani. A meno che si sia subito così fortunati, dice, da trovarsi di fronte a uno scarico catartico iniziale di emozioni relative a un particolare trauma subito, e allora in questo caso naturalmente l'analista sarà facilitato. Scopo sarà sempre quello di incoraggiare questa produzione spontanea, e prima che poi si arrivi a una nevrosi di transfert, che gli dice il momento critico prima o poi arriverà, e quando il normale transfert si viene in qualche modo a incrociare con la situazione analitica stessa e con la sua funzione. E fa anche diversi casi, gli dice, ci sono pazienti che magari contattano l'analista e fanno anche un primo ciclo di sedute sotto l'effetto di un carico emotivo forte, di un trauma subito, di un grande sconvolgimento emozionale. Poi, una volta che si sono liberati, hanno liquidato questo carico affettivo, pensano di potercela fare da soli, e che non sia poi conveniente proseguire l'analisi. E quindi
molto spesso ci sono pazienti che presentano dopo una certa fase dell'analisi dei segni ostili tali che arriveranno inevitabilmente a troncare il trattamento. Questo da un analista esperto sarà giudicato come freddamente come dovuto a delle resistenze. Per un analista così esordiente alle prime esperienze sarà uno smacco personale, lo porterà a problematizzarsi e naturalmente gli dice, gli dovrà essere sempre così convinto di essere stato a disposizione del paziente e dovrà pensare che non si tratta, come dirà l'analista così esperto, di resistenze del paziente, ma di uno stato di angoscia tale in questa personalità che lo ha portato a non poter proseguire. Naturalmente sarà sempre opportuno anche interrogarsi se era possibile riuscire a modulare questa angoscia in modo che non si arrivasse ad una rottura. Poi ci sono però pazienti, gli dice, che iniziano un breve ciclo di sedute e vanno via, poi li interrompono ma in uno stato di esultanza, convinti di aver risolto tutto, fanno anche propaganda all'analisi, all'analista, e anche queste naturalmente sono forme di difesa, perché poi cita anche il caso di aver rincontrato un paziente ossessivo che aveva fatto un poche sedute e poi aveva detto di aver risolto tutti i suoi problemi, l'ho rincontrato dopo molti anni ma sempre convinto che l'analisi fosse stata un toccasana, quindi probabilmente le sue resistenze all'analisi erano così forti da aver fatto quasi temporaneamente sparire i sintomi. Ma si tratta, lì dice, di casi di diversione della libido dalla situazione analitica, cioè in questi casi appunto queste analisi iniziate, interrotte, però sono dei punti di domanda, sono significative anche per la ricerca dell'analista riguardo alle varie tipologie di personalità. Importanza sempre data alle fantasie, che vanno incoraggiate, anche se non sono così facili, perché ad esempio l'isterico, chi soffre di isteria d'angoscia, sarà portato a avere delle fantasie molto vivide, immaginifiche, però si interrompono sempre a un certo punto da rimozioni che queste persone hanno, e quindi anche questo andrà interpretato. Invece il paziente ossessivo si trova a disagio quando lo si invita a riferire le sue fantasie, non lo fa, non riesce a fantasticare liberamente perché il suo pensiero è sempre prigioniero di uno schema ritualistico e rigido in tutti i suoi nessi associativi. Il depresso non fantastica, è chiuso nel suo silenzio e tantomeno può riferire delle fantasie, quindi bisognerà seguirlo anche in questo recupero graduale della sua emotività. Ma non esistono solo le fantasie a caratterizzare le associazioni, a seconda del tipo di personalità, spesso così quanto riferisce il paziente nella seduta è ispirato dall'ordinaria realtà quotidiana, però l'analista coglierà nella presentazione di questi fatti una tipica e specifica direzione emozionale di quel paziente, noterà così il suo modo di interpretare le cose, di essere infastidito da certi eventi o di essere coinvolto in modo eccessivo da altri, e fino ad arrivare al nucleo specifico così dei vari casi sui quali lavorare. Ci sono quindi casi refrattari però di ogni specie, in genere gli dice vi sono molte difese poi in tutti i pazienti, ma non sono del tutto insuperabili. Le peggiori difese sono quelle appunto silenziose, ma l'intero processo, gli dice, dell'analisi è sempre un processo artificiale, perché il paziente deve essere immaginato, gli dice esattamente, come stia sempre stringendo i denti per svolgere un esperimento e sia determinato a fare fallire quell'esperimento, quantunque non per una sua mancanza manifesta. Quindi pur non volendo, pur essendo convinti di volere così avere successo in quel trattamento, vi sono delle difese così forti che portano sempre a non lasciarsi andare a prezzo di una troppo forte angoscia.
e quindi si noteranno tutti i temi ricorrenti. E poi appunto sempre in questa pratica clinica che gli è molto ampia, gli dice, sembra, a volte sembra che tutto fili liscio, poi improvvisamente il paziente dice che deve fare un viaggio che ha rimandato da troppo tempo o un cambio di orario di lavoro, e in questo caso dice, dipenderà dall'analista se vorrà venirle incontro anche a questi cambiamenti con qualche accomodamento o qualche compromesso, oppure se ma in ogni caso dovrà segnalargli che vi sono delle resistenze, perché gli dovrà sottolineare che l'analisi in quel momento per il paziente deve essere la prima cosa. E dovrà sempre appunto comunque tenere presente che, anche qualora non si manifestano, che il paziente è sempre non è così libero nelle sue espressioni, ma sta sempre lottando contro parti che vogliono uscire e parti che vogliono così bloccare questa espressione. Quindi le Graver dice, molti pazienti non vogliono essere, molti analisti, essere così rigidi nel loro protocollo, e vogliono anche non scambiare la loro l'autorevolezza con una forma di autoritarismo, e quando vengono contestati anche in seduta o attraverso modi indiretti dal loro paziente, ecco, dovrebbero essere così preparati da non reagire, che molte volte in qualche modo l'analista si trova a controreagire al paziente, si sente offeso da certe insinuazioni, ma deve sempre pensare che appunto sono sempre delle forme mascherate di angoscia. Comunque all'inizio il paziente sarà sempre dalla vostra parte, sarà più dalla vostra parte una volta che avrà deciso di iniziare quel trattamento, e vorrà cambiare anche il suo superio, magari rigido. Quindi finché si tratta di cambiare il superio rigido che si identifica col genitore, egli sarà d'accordo con voi, meno quando dovrà disporsi a problematizzare, a cambiare l'altro superio che gli dice ha preso alloggio in lui, ma quindi l'analista non imiterà né il genitore reale né quello che si è creato il paziente dentro di sé, e accetterà di essere, vorrà essere qualcosa di diverso, dovrà avere molta calma, molta pazienza, perché via via si modifichi quel superio o troppo rigido, troppo così indulgente del paziente, si arrivi anche a una nuova personalità. E poi parla anche del, per esempio, di alcune consuetudini, ad esempio quella dello scrivere durante il trattamento. Sappiamo che Freud sconsigliava da prendere appunti perché pensava che l'analista attento non avrebbe dimenticato niente, che quando il paziente fosse ritornato a riparlare di certi fatti, una memoria inconscia anche dell'analista l'avrebbe ricordati comunque. Anche Glaver ritiene, sconsiglia da questo, perché dice il paziente hanno forme di iperacusia e di attenzione esagerata verso tutto quello che avviene dietro di loro dall'analista, e quindi potrebbero sentirsi inibiti da questo scrivere dell'analista, oppure ancora peggio pensare che è una forma di insicurezza da parte dell'analista questo volere annotare tutto. E dice, i ripostigli, gli armadi degli analisti sono pieni di tante scartoffie polverose che non serviranno a niente, perché non arriveranno mai, non ritroveranno il bandolo di tutta quella matassa, e raramente possono servire ad una ricerca. Più che altro, secondo Glaver, è invece utile che l'analista prenda appunti su quello che lui dice più che quello che il paziente dice a lui, perché così via via avrà tutta la stesura di questo trattamento per coglierne anche gli aspetti positivi e anche i limiti. Da questo discorso ci si può rendere conto come alcune delle osservazioni di questo autore abbiano una valenza generale. Altre invece possono essere molto discutibili e possono essere controbattute da opinioni diverse, che dipendono dal modo come viene affrontato il tema dell'analisi. Per esempio, questo particolare degli appunti non è accettato da tutti gli analisti, e ci sono
la maggior parte degli analisti anzi è portata a prendere degli appunti, e non solo appunti sui propri interventi, ma anche il discorso, sul discorso che sviluppa il paziente. Ci sono forme espressive del paziente che sono particolarmente significative e che hanno un valore dal punto di vista delle esperienze emotive del tutto particolari, che meritano di essere trascritte, di essere riportate nella loro completezza e in forma integrale, ecco, perché ci danno il quadro di quello che può essere il modo di sentire del paziente sia nella situazione analitica sia in rapporto alle esperienze che può aver avuto nel passato e che gli sta raccontando. Comunque resta gli aspetti invece possiamo dire di carattere generale che bisogna tenere presente, bisogna osservare il più possibile, è quella della della massima libertà da assegnare al paziente nella sua esposizione, quando il paziente ha a esprimere le sue narrative, a esprimere i suoi sentimenti, le sue emozioni, che possono riguardare anche la seduta stessa, il rapporto con l'analista, a queste manifestazioni bisogna lasciare la massima libertà. L'analista deve intervenire esclusivamente per mettere in rilievo, per sottolineare eventualmente gli aspetti più problematici della esposizione del paziente. E questi interventi è preferibile che vengano fatti in termini interrogativi, in termini problematici, perché ciò che è caratteristica della situazione analitica è precisamente la sua problematicità, e tutto è problematico nella situazione analitica. È problematico già il fatto che il paziente si presenti all'analista, cioè ad un'altra persona, per risolvere dei problemi che egli ritiene integralmente pertinenti alla sua interiorità, a se stesso, quindi il fatto stesso che il paziente si presenti per capire meglio se stesso facendo ricorso al parere, al giudizio di un'altra persona, dobbiamo tenere presente che è una forma di alienazione, è una forma di abnegazione del paziente, in quanto il paziente rinuncia in tutto o in parte, naturalmente non consciamente, ma spesso in maniera inconscia, e viene a rinunciare al compito fondamentale del proprio io, della propria personalità, che è quella di gestire in maniera autonoma la propria esperienza. Ora, naturalmente, questo è un problema che ci riporta alla struttura psicopedagogica della persona. In definitiva, noi aspiriamo alla massima autonomia, aspiriamo a risolvere per conto nostro i problemi che sono pertinenti alla nostra personalità, al proprio io. Questa è la condizione per sentirci autonomi, per sentirci liberi e indipendenti, ma nello stesso tempo abbiamo sempre la necessità di rivolgerci all'altro, non solo per conoscere l'altro, ma per conoscere anche e soprattutto noi stessi. Il bambino conosce se stesso attraverso il rapporto che instaura con la propria madre, e così poi successivamente conosce se stesso in rapporto alla conoscenza che può acquisire degli altri, dei sentimenti altrui, che confronta con il proprio, e che quindi, quindi restano come un termine di riferimento per lo sviluppo del proprio io, della propria personalità, e quindi si relaziona con i propri sentimenti in termini dialogici, perché i sentimenti vanno visti sempre in rapporto alla dialogica interiore, a quella per la quale l'io si osserva, si controlla e verifica l'adeguatezza delle proprie esperienze, verifica l'adeguatezza alla
delle proprie, i propri sentimenti alle situazioni esterne, al rapporto con l'altro, e quindi la personalità, possiamo dire, è un dialogo continuo che ha continuamente un carattere psicopedagogico. Però in definitiva al fondo dello stato d'animo resta sempre l'aspirazione ideale alla massima autonomia. E in definitiva perciò possiamo dire che la situazione analitica da un lato riflette questa esigenza di rapporto con l'altro come termine di riferimento per il chiarimento più approfondito del proprio io, della propria personalità, e dall'altro lato è in contraddizione con questa aspirazione alla propria autonomia, alla propria indipendenza, alla segretezza anche di quelle esperienze più intime che riguardano la propria storia personale. Quindi la situazione analitica è circondata da una aurea di problematicità e quindi di dubbio, di esitazione, e chi comincia un'analisi ha sempre qualche dubbio, qualche interrogativo, e si chiede se l'altra persona dalla quale dovrebbe ricevere un aiuto o una spiegazione, un chiarimento dei propri problemi, possa essere abbastanza qualificata, potrà conoscere abbastanza in maniera approfondita la psiche di un'altra persona, che poi sarebbe egli stesso, meglio di quanto questa persona possa conoscere se stessa. Chi può se stesso meglio del soggetto che vive direttamente le proprie esperienze, le proprie ansie, che conosce la sua storia personale, che ha preso contatto con i propri problemi? Questo è un interrogativo che esiste praticamente in ogni condizione analitica. Esiste il dubbio, esiste la diffidenza, esiste anche la speranza, esiste anche la fiducia, ma i sentimenti possono essere sempre ambivalenti, sempre contrastanti, e bisogna verificare di volta in volta quali siano i sentimenti prevalenti da parte del paziente. Ci sono delle persone che per principio, per carattere, per disposizione della personalità sono fiduciose, aperte, anche se molto spesso questa fiducia, questa apertura può essere anche un artificio del carattere che si è modellato in questo modo per cercare di stabilire un rapporto più meglio adattato col mondo esterno, ma che in realtà poi non corrisponde a quello che è il sentimento più profondo della persona. Quindi noi non dobbiamo cedere facilmente alla suggestione della prima impressione o della prima reazione del paziente. Il paziente che sia estremamente fiducioso, che porti in palma di mano l'analista, che lo esalti, che lo consideri un essere eccezionale, può essere anche il paziente che poi con l'andare del tempo rovescia completamente questo atteggiamento. Però dobbiamo tenere presente quali possono essere sia gli aspetti esteriori e le manifestazioni più direttamente visibili del paziente, sia quelle che possono essere le implicazioni più profonde di questi atteggiamenti. Ci sono dei pazienti che si presentano sin dall'inizio dichiaratamente scettici o diffidenti, o che pensano che l'analisi non incontra un fallimento, o che l'analista non sia abbastanza preparato, che non sia abbastanza competente. Ci sono quelli che ritengono di essere addirittura più preparati dell'analista, perché hanno letto una grande quantità di libri di analisi, di psicoanalisi, e quindi sono pronti anche a verificare se l'analista commette qualche errore di interpretazione, se dà delle interpretazioni
troppo avventate, troppo precipitose, se l'analista è proprio un analista ortodosso oppure ha degli sbandamenti che egli ritiene che non siano adatti al suo caso, ci sono quelli che esigono proprio l'analisi ortodossa, altri invece che ritengono che non ci devono essere rigidità, non ci devono essere regole fisse, rigide, artificiali che possono pregiudicare la libera espressione dei propri sentimenti. I pazienti possono essere della più diversa natura e i sentimenti che si manifestano possono essere autentici e possono anche non essere autentici, possono essere inautentici e comunque questa autenticità va sempre verificata. Ma per poter arrivare ad una prima definizione, un primo inquadramento del paziente, è assolutamente indispensabile dargli la massima libertà espressiva, ecco, non interferire minimamente su quello che egli dice, e se anche certe convinzioni sono palesemente errate o sono insufficienti sotto tanti punti di vista, è preferibile astenersi da fare commenti e da fare interventi prematuri. E i primi interventi vanno fatti sui nodi problematici, sulle maggiori situazioni di difficoltà o di sofferenza che sono denunciate dal paziente, perché in queste situazioni di sofferenza naturalmente esiste il problema che sta a cuore al paziente. Si tratterà di vedere se anche in questo caso il paziente denuncia in maniera adeguata, in maniera genuina, quelle che sono le sue difficoltà, oppure se cerca in qualche modo di mascherare o di travisare i propri stati d'animo. E questo naturalmente può essere chiarito molto spesso solo in uno spazio di tempo che è sufficientemente lungo che consenta di maturare questi stati d'animo anche nel rapporto con l'analista e che quindi possa far vedere, possa dimostrare se questo stato d'animo o questo obiettivo che si presenta così problematico per il paziente possa essere la radice del suo conflitto, oppure se non sia un elemento particolare o un aspetto secondario di una situazione conflittuale più profonda e più ampia. Quindi nelle prime fasi del trattamento, come dicevamo, è preferibile fare un inquadramento generale, vedere qual è innanzitutto appunto gli stati di sofferenza, quelli che sono denunciati direttamente dal paziente e che assumono per lui un carattere più problematico. Poi vedere come il paziente per conto suo ha pensato di risolvere queste situazioni problematiche, perché ogni paziente che abbia un problema nel corso della sua esistenza elabora anche per conto suo una qualche forma di soluzione. Molto spesso sappiamo che questa soluzione è collegata con sistemi di difesa, di protezione contro gli stati più dolorosi e più angosciosi della propria emotività, e che quindi rappresenta una complicazione, una sovrastruttura di questa situazione conflittuale. Però appunto, se il paziente ha elaborato queste sovrastrutture, bisognerà intervenire su queste sovrastrutture, perché altrimenti non si potrà accedere a quelle che sono le forme di conflitto più autentiche, più genuine. E quindi si dovrà chiedere e interrogare al paziente anche se gli ritiene adeguate a certe soluzioni che lui ha elaborato.
In ogni caso il paziente dovrà essere chiamato a rispondere di prima persona su quelle che sono le sue idee, le sue opinioni e le sue anche teorie sulla sua nevrosi, perché molto spesso il paziente ha anche tutta una sua teoria, molto spesso molto elaborata della sua nevrosi, di come si è generata, di come si è sviluppata, di quali sono le caratteristiche del suo conflitto, come vada risolta la sua nevrosi. E molto spesso dimostra delle difficoltà ad accettare anche delle ipotesi che gli vengano fornite da un'altra persona, che quindi nel caso specifico è l'analista. Quindi dobbiamo renderci conto di che cosa il paziente desidera dall'analisi, che cosa desidera dall'analista. Molto spesso poi può capitare che i desideri che egli originariamente credeva avere coltivato in rapporto alla sua decisione di fare l'analisi erano molto diversi da altri desideri, da altre intenzioni più profonde che potevano contraddire le richieste originarie. Altri pazienti desiderano addirittura che l'analista non muti assolutamente la sua propria personalità. Si presentano dicendo: io ho questi problemi, mettiamo, non riesco a attraversare una strada, costretto a mettere i libri della mia scrivania sotto una certa disposizione obbligata e complicata che non ha nessun senso, ma voglio che l'analista mi aiuti a liberarmi di queste mie fobie o di queste mie ossessioni, di queste mie coazioni, ma che la mia personalità non venga minimamente toccata, non venga minimamente mutata. O che ci sono altre persone che hanno dei valori di carattere etico, di carattere religioso, di carattere sociale, filosofico, eccetera, che ugualmente chiedono che questi valori non vengano mutati minimamente, ma che vengano mutate, vengano eliminate tutte quelle storture che egli ritengono possano essere pregiudizievoli per la propria felicità, per la propria libertà personale, come appunto possono essere le fobie, le ossessioni, le coazioni, eccetera. Comunque, appunto, queste sono le considerazioni preliminari che occorre tenere presenti agli inizi del trattamento.